Ho sentito poco. Ha detto che praticamente sono due punti persi per la Casertana, hanno fatto mea culpa per il rigore, non si può prendere gol al 90esimo. Beh, per loro sono due punti persi perché hanno subito il gol al 90esimo, mi sa. Però sul piano del gioco è una Paganese che guadagna molto di meno che guadagna i giocatori della Casertana, ha dato l'anima e ha giocato forse molto meglio della Casertana. Poi loro sono uno squadrone, spero che vincano il campionato, però oggi secondo me sono stati bravi a trovare il primo gol, anche il secondo. Però forse noi il primo tempo meritavamo qualcosa in più perché stavamo giocando bene e loro hanno trovato il gol dell'1-0. Peppe, in quella maglietta tolta dopo il rigore, quanta rabbia c'è? Noi c'è rabbia, io non ho niente contro Caserta e Casertani, io mi sono trovato benissimo, ho avuto dei problemi con certe persone, però non posso dire niente, non avevo neanche tutto questo dente avvelenato che si dice. C'è rabbia perché non giocavo da 2 mesi, devo prendere la condizione fisica che avevo 2 mesi fa e quindi avevo la voglia di fare gol, è stato solo quello. Castellone ha detto che ha chiesto di fare 15 gol. Grassadona dice sempre che non c'entra niente in questa categoria, però ha detto che c'è le potenzialità per farlo. Spero di arrivare, adesso sto a 7 gol, ho saltato 6 partite il giorno d'andata. A me interessa specialmente di fare il più possibile per la Paganese, salvarci e cercare di fare qualcosa in più come era in progetto quest'estate. Purtroppo però siamo consapevoli che se si fanno male i giocatori importanti nella Paganese, non è la Casertana, non è Lecce, non è Catania, che hanno i ricambi importanti. E quindi siamo consapevoli di questo e cerchiamo di fare il massimo. Al di là degli infortuni che hanno poco condizionato questa squadra, anche tante assenze a volte per ingenuità dal punto di vista caratteriale, tante espulsioni, ad esempio sabato mancherà Marrucco per il giallo che ha preso, anche tu hai saltato qualche partita come dopo l'espulsione con Matera, Carcione con la Roma, cioè la lista è lunga, quindi anche dal punto di vista caratteriale, soprattutto voi che siete più grandi in questa squadra, dovete dare di più da questo punto di vista. Sì, certamente, c'è ragione, siamo quelli che dobbiamo dare l'esempio, a volte si attappa la vena e non diamo l'esempio, dobbiamo migliorare su questo. Perché sabato, cioè domenica, ci sarà una partita difficile, tipo a Foggia, contro una squadra che comunque la conosciamo tutti, una di quelle pretendenti alla vittoria finale. Mancheranno 2 giocatori importanti. Che partita sarà? Che Paganese vedremo? Soprattutto anche alla luce degli innesti che farà la società in settimana. È un peccato, 2 giocatori importanti, non ci voleva. Certamente beccheremo una delle più forti del campionato. Secondo me una di quelli là che giocano a calcio vero. Andremo lì per cercare di far punti, questo è il nostro obiettivo, cercheremo di fare quello che più o meno abbiamo fatto oggi, tutto qui. Peppe, si chiude il giorno d'annata, bilancio in rosso per quello che poteva essere, non è stato, diciamo. Sì, un bilancio in rosso perché, l'ho detto, ma noi sono mancati troppi giocatori, quando mancano giocatori importanti sì che c'hai sempre i giocatori validi alle spalle, però il peso dei giocatori importanti si sente. E questo è un peccato, adesso c'è ancora il mercato in corso, sperando che arrivi qualcuno che ci dia una mano e di salvarci il prima possibile.